Presenti questa sera, è bellissimo finalmente tornare a vedere le piazze piene di persone, piene di giovani che ascoltano musica, che fanno musica. Io devo dire che ho una passione incredibile verso la musica e ha seguito tutta la mia vita e ogni momento è segnato da un pezzo, da una canzone, al di là delle passioni musicali che ognuno di noi ha. Ormai noto il fatto che io sia una grandissima appassionata di, diciamo, di rock pesante, per dirla sì, decisamente, esatto. Io vado quasi più verso il metal, benissimo, e mi trovo perfettamente in linea con questi ragazzi. Penso che la musica veramente segni il momento della vita di tutti, penso di poter parlare a nome di tutti quando pensiamo o al primo grande amore, ma addirittura alle persone che abbiamo perso nella nostra vita, quelle che abbiamo rincontrato anni dopo, le delusioni, le grandi felicità, tutto una colonna sonora, e la musica accompagna tutti noi lungo tutto il percorso del nostro vissuto, ci ha accompagnato anche durante la pandemia, e penso che ognuno di noi abbia pensato a qualche pezzo in particolare. Persino in quei mesi i giornalisti chiedevano: ma lei a quale canzone collegherebbe questo momento? Ecco, questo 2022 è un anno europeo dedicato ai giovani, in realtà doveva essere un anno tutto dedicato al divertimento, alla costruzione di un'Europa di progettualità destinate a voi ragazzi. È partito con un suono decisamente diverso da quello che avete fatto voi prima, ma dal suono delle bombe ai confini dell'Europa, e questo ha fatto sì che un po' quasi si sia perso di vista nella fase iniziale tutto quello che avremmo dovuto fare per voi. A Roma abbiamo aperto questo anno europeo alla Rapacis, provando a parlare della situazione internazionale, di come avremmo dovuto affrontarla. Io ero partita con l'idea di fare proprio un grande concerto, di tornare a popolare le piazze, quindi col ministro Franceschini, quando ci siamo trovati a parlare chiaramente del Festival della Musica, mi ha proposto di lavorare insieme ad un evento per i giovani e con i giovani. E quindi sono molto contenta del fatto che siamo qui con dei giovani che loro abbiano fatto ballare, come mi avete detto prima, l'altra parte di Procida.